questo modo fissiamo le due parti. Tramite come devi metterlo? Deve portarlo. Ok, come vedete la colla in più, basta utilizzare un pezzo di polistirolo, la si va a togliere, poi si passa il dito ed è pulito. E come dicevo fa del riempitivo, le due parti adesso sono perfettamente unite, fanno corpo unico. In quanto tempo lo incolla? Cioè già dovrebbe essere incollato adesso? Al massimo una decina di minuti, è già perfettamente inutile. Adesso, come vedete, questo disegno che io ho preso come riferimento ha la caratteristica, oltre al tetto spiovente fatto con queste tegole di legno, il comignolo. Appena l'ho visto mi è venuto un po' in mal di testa, perché ho detto come cacchio lo faccio. Siccome volevo utilizzare solo ed esclusivamente il polistirolo, allora ho tagliato semplicemente delle strisce abbastanza sottili, però non tutte uguali, in questa maniera qui. Successivamente, come vi ho fatto vedere prima, ho tolto la carta, perché la carta di fatto serve soltanto ed esclusivamente alla fase di progettazione dell'immobile in miniatura, perché dopo non è affatto utile, anzi non permette l'incollaggio, anche perché la caratteristica del polistirolo è che essendo poroso, sia in fase di pitturazione ma ancora prima nel montaggio, quindi in fase di incollaggio, essendo poroso trattiene la colla, quindi cioè, una volta che si incolla non lo staccate, non lo manco a morire. Dopodiché con un bel bisturini cosa ho fatto? Sono andato a realizzare tanti mattoncini, tagliando praticamente a caso, mantenendo comunque uno standard medio di un certo tipo, non è troppo grande né troppo. E mi sono passato il tempo per una ventina di minuti così, fino ad ottenere il proposito. Dopodiché ho costruito un'anima portante su cui ho incollato tutti i mattoncini e ho realizzato questo. La cosa interessante è che bisogna progettare anche il modellino per renderlo solido, no? Come potete vedere, io nell'anima ho anche realizzato un invito in modo tale da infilarlo e renderlo solido, proprio unico con il muro su cui dopo verrà incollato. Questi mattoncini qua, come potete vedere, hanno gli spigoli netti. Qua invece è tutto molto deteriorato, perché poi con la lima, senza troppi complimenti, si va letteralmente a rompere i bordi. In questo modo, come vedete, anche vedo resistente. Si ottiene, infatti lo sto facendo apposta per farvi vedere quanto e come si possa lavorare. Ho come si suol dire testurizzato la superficie e di fatto insomma, almeno l'effetto è sufficientemente realistico. Dopodiché, solita procedura, come vedete io qui ho reso la parte su cui si poggia il tetto, che vedremo come si farà, spiovente per favorire l'incollare, invece qui ho mantenuto l'ortogonalità della superficie e qui andremo a inserire si può abbondare. Perfetto. Per avere la realtà l'intonaco su una superficie liscia si può agire sempre con il gesso e la vinavil in due modi differenti, come ho detto prima, facendo l'impasto dopo metterlo su con un pennello piatto abbastanza largo, oppure, e io ho usato questo, si può mettere la vinavil leggermente sulla superficie, leggermente diluita in acqua, e dopo con lo spolverino, quello del tè, riempirlo col gesso e andare a picchiettarlo sopra. Così viene un po' come fai anche con la terra per migliorare. L'intonaco viene eccezionale. E poi tu quando vai a pitturare di solito con l'acrilico, quella rugosità reale è fantastico.
E come dicevo prima, se tu vai a incidere prima i mattoni per pensare la crepa, ovviamente sui mattoni non ce lo metti. Quando tu dopo vai a soffiare per togliere il più, cioè tu vedi poi il tonaco con le, i mattoni dentro, è un effetto stupendo. Poi per il tetto usiamo del semplicissimo cartoncino, proprio roba riciclata, proprio quello che si trova nelle scatole, qualsiasi tipo di cartoncino. Beh, si taglia bene, è facile da sagomare. Facile da sagomare. Praticamente, come mai i due colori? Dopo aver disegnato le due sagome, le ho unite con la graffettatrice, gli ho dato la forma particolare che aveva il disegno. Il tetto a cascante interno. Che vedete? Perché tende a cedere se si guarda. Dopodiché, su qua si va ad applicare. In questo caso non conviene prima mettere il tetto e poi il camino? No, perché il camino supporta il tetto. Il tetto e dà un punto di incollaggio in più. Ah, ok. Perché comunque il cartone, per quanto sia lavorabile, tende a irrigidirsi, no? Quindi infatti adesso vedrete che userò di nuovo questi per fissarlo. Qui io ho già anche iniziato, giustamente vedete come fate le tegole. Questo qua dovrebbe essere, allora qui sul disegno originale sono in legno, dovrebbe essere in legno. Io invece le ho realizzate in artesia, quella che dovrebbe essere l'ipotetica artesia. Per fare questo ho usato dell'altro banalissimo cartoncino riciclato, di spessore però di gran lunga inferiore rispetto a quello che ho usato per la figura portante del tetto. E come ho fatto per i mattoncini, ho semplicemente tagliato delle striscioline, anche qua variando lo spessore delle stesse per avere una varietà, no? Si va a tagliare. Queste tesserine. Sì, la strema di artigiano. Poi con grande pazienza bisogna incollarle sul tetto. Adesso intanto incolliamo la struttura. Belle arti. Sì, belle arti. Ma anche le cartolerie un po' fornite. Quelle che ci sono nel campus, così ce le hanno. Passo avanti e vi chiedo scusa. Ma detto così, io ti completerei. Io però ho pensato grazie. Come vedete sto anche qui inserendo gli spigli. Per mantenere anche lì per tenerlo fermo fino alla fine della giocatura. Volendo si possono anche spingere dentro. Nessuno vieta del... anche tanto anzi, poi lo ricopri con le tegole. Qui è conveniente metterlo dentro perché comunque è una struttura. Allora, dopo con le tegole non si vedrà più nulla. Tu prima dicevi che la colla di Fati per non riesce una valle. Le schiena.
Adesso vi faccio vedere come si incollano le tegole. E in questo caso non si userà questa colla, ma si userà la Vinavi. Anche perché, essendo il tetto avendo una forma particolare, questo qui dopo si rigidisce, la dentatura, permette un incollaggio semplice delle tesserine.